News dall'Argentario, con il contributo di Certo, sembrava assolutamente facile o scontato, invece in realtà è una novità quello di scolarizzare molti adulti e molti ragazzi che nel momento che avevano la possibilità poi per alcune cause, inutile cercarle, non sono riusciti. Sì, è una novità che comunque, nonostante ormai è da qualche anno che siamo presenti sul territorio di Monte Argentario, prima a Porto Ercole e poi da quest'anno a Porto Santo Stefano, devo dire che continua ad avere un riscontro molto favorevole da parte degli abitanti appunto del comune. Infatti quest'anno questa diversificazione avuta appunto con lo spostamento di sede è stata, diciamo, un'operazione molto opportuna, direi, perché comunque anche quest'anno c'è stato un grande numero di iscritti, quasi inaspettato, perché anche quest'anno siamo, diciamo, all'incirca ad una cinquantina di iscritti, che per essere un serale per adulti non sono pochi. Poi vengono come conseguenza di altri, sembra quasi un passaparola, in realtà vuol dire che in coloro che hanno raggiunto nelle passate edizioni certi risultati è rimasto nel cuore questo. Esattamente, sì, in effetti il meccanismo del passaparola ha avuto un ruolo molto importante, oltre appunto, diciamo, alla promozione fatta dal Comune e dall'Istituto Bianciardi, perché in effetti le persone che hanno raggiunto il traguardo del diploma attraverso questo corso serale ho continuamente conferma che portano di noi un ottimo ricordo e appunto ci aiutano anche a diffondere la consapevolezza che comunque la scuola, il corso è ancora presente sul territorio e ci portano sicuramente molti iscritti. Cosa fa un tutor? Un tutor si occupa di molte cose, sia dal punto di vista logistico, che diciamo è la parte, diciamo, un po' più istituzionale, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano è molto importante l'aspetto di sostegno degli studenti, perché per molte persone, specialmente quelle un po' più grandi, molto spesso non è facile rimettersi in gioco, quindi riaffrontare l'ambito dello studio o comunque rimettersi sui banchi di scuola.
scuola, quindi molto spesso è utile anche dare loro un po' di sostegno psicologico e un po' di supporto in questo senso. Visto com'è l'Italia, dire solo che prosegue un progetto è eccezionale. È una bella cosa, una bellissima cosa. Il nostro progetto ormai va avanti da 10 anni e siamo molto orgogliosi perché abbiamo fatto diplomare tantissime persone adulte, lavoratori, lavoratrici che non avevano avuto la possibilità da giovani di poter prendere un diploma. E quindi siamo molto orgogliosi di questo progetto che continua e speriamo possa continuare, anzi si sta allargando sempre di più. Lo sapete che potreste essere il trampolino di lancio anche per un'università online? Sì, il nostro progetto devo dire è l'unico in Italia per adesso, siamo stati appunto i primi a pensare di poter portare la scuola direttamente nelle zone più disagiate per poter permettere agli studenti che non si potevano spostare, studenti adulti ovviamente, quindi portare noi la scuola a loro e attraverso questa modalità di studio online chiaramente poi l'adulto ha la possibilità di organizzarsi a casa, di studiare nei momenti più opportuni, quindi questa nelle scuole superiori è sicuramente un'innovazione e infatti lo stesso MIUR, il Ministero della Pubblica Istruzione, ha preso il nostro modello come esempio per la riforma recente dei corsi serali che è stata approvata proprio nelle stesse modalità del nostro progetto. Quando si tratta di scuola è sempre un momento importante. Sì, la scuola, la cultura in generale direi che veramente deve far parte della pubblica amministrazione, insomma noi dobbiamo pensare anche alle persone, quindi alla loro cultura, alla loro conoscenza. Noi crediamo in questo progetto, ci abbiamo investito, ci stiamo investendo, abbiamo intenzione di investirci ancora, in generale in tutte le scuole, ma anche su questa cosa, che è una scuola, diciamo così, chiamiamola per adulti, anche se spesso e volentieri vediamo che non è che sono proprio adulti, sono quelli che per un motivo o per un altro durante l'età scolare non sono riusciti a prendere questo diploma, quindi diamo questa opportunità e mi sembra che ci sia una grossa risposta positiva e siamo veramente contenti. Nel breve discorso che ha fatto ai ragazzi ha detto anche che spesso uno non si diploma non solo perché non ha voglia ma anche per difficoltà oggettive che ci sono nella vita delle persone. Beh, purtroppo non sembra, ma ci sono anche queste difficoltà, magari è una forza lavoro, magari ci sono difficoltà in famiglia e a volte ecco, la cultura della scuola non è in tutte le famiglie, oppure ci sarebbe anche magari quella cultura, ma la necessità è più forte, per cui magari qualcuno non ha avuto l'occasione o la fortuna di poter studiare e oggi il Comune di Monte Argentario ha dato questa occasione e il numero di iscritti che ogni anno è aumentato dimostra il fatto che probabilmente qualcuno aveva questo grande desiderio di acculturarsi e di prendersi il diploma. Praticamente il corso è completamente gratuito oppure in parte? No, per il comune è completamente gratuito, ora non so se c'è da pagare una tassa scolastica di frequentazione perché ovviamente questi sono diplomi che comunque hanno tutti gli effetti, cioè sono assimilati agli altri per cui probabile che c'è da pagare qualche tassa, per quanto poi riguarda il resto sono totalmente sponsorizzati, voluti dall'amministrazione comunale. Una speranza dell'ulteriore passo in avanti con l'università online? Beh, assolutamente sì, questo è il mio desiderio, l'ho già detto anche un'altra volta, io ho fatto l'università, provengo da una famiglia che non si poteva permettere una figlia all'università, mi piaceva studiare, mi è sempre piaciuto, l'ho fatto senza fatica ma ho studiato di notte e lavoravo di giorno. Per cui il sacrificio è stato tanto, avere l'opportunità di dare a coloro che non possono ma hanno desiderio di fare l'università, per noi sarebbe ecco, quel passo che poi per me in particolare mi renderebbe orgogliosa perché io so cosa significa studiare a distanza e non frequentare. Alessandro Roncolini, lei si ricorda quando gli è stato consegnato quel diploma? Io me lo ricordo, lei era emozionato, è un momento importante che sembrano sciocchezze o superficialità, invece era qualcosa che veniva dall'anima. Assolutamente sì, quello era diciamo, il grande bug, per dirla in termini moderni, che avevo
la mia situazione personale, perché avevo dovuto abbandonare gli studi e poi non è riuscito più a riprenderli. Grazie a questo corso mi sono sacrificato, mi sono impegnato, e quella data lì, la data intanto del diploma, che è l'esame di luglio, l'esame ufficiale che si fa con tutti gli studenti, che, di quelli della mattina così chiamati, quindi equiparati a quegli studenti. Sono date che non dimenticherò, ma anche i professori, anche tutta l'organizzazione che è rimasta, sono rimasta a supportarla come amministratore. Quindi da ex, diciamo, studente, quale da studente che ero prima, sono diventato ex studente diplomato e oggi come amministratore aiuto il vice sindaco e il sindaco a sostenere questa iniziativa stupenda. Tra l'altro si può anche benissimo dire che conosciamo Alessandro Roccolini come un appassionato sui generis, appassionato è poco, del Palio Marinaro, però non lo conoscevamo in questo aspetto, che io mi ricordo che si sciolse in lacrime in quel giorno. Sì, io ero, per me era una forte emozione, un grosso traguardo che portavo a compimento. Proprio perché quando ti manca qualcosa, questo qualcosa te lo porti dietro per tutta una serie di aspetti che poi si concretizzano, diciamo, con emozioni forti quando poi si va, come si dice in gergo, a dama, e quindi si riesce a chiudere anche quel capitolo che mi ha portato non pochi problemi nel tempo, nei problemi, come si dice sempre, non è che il diploma ti dà il lavoro, lo dicevano anche chi mi ha preceduto. Concordo e sottoscrivo, però quando vai in giro e dici non diplomato, per certi aspetti è una cosa abbastanza pesante. Quindi quelle emozioni vorrei che tutti quelli che non hanno potuto per diversi motivi completare il cammino, questa è un'opportunità che il Comune di Montargentario offre, e che l'invito a proseguire e a magari avventurarsi in questa situazione che potrebbe portarli a quelle gioie che dicevi te in precedenza. Essere un amministratore che segue un progetto, che però di in prima persona cioè è una cosa che effettivamente dovrebbe essere fatta da tutti. Vale doppio, come dici te, sì. Edoardo, giustamente, perché aver testato sul campo, che gli amministratori delle volte si trovano a fare, ad eseguire delle situazioni di cui delle volte non dico che non sanno neanche di che si parla, ma ci vanno molto vicino, perché l'organizzazione degli enti pubblici è fatta in una maniera dove la politica giustamente deve fare la politica e poi ci sono le parti amministrative degli uffici, eccetera. Io ho avuto la possibilità, fortuna, di poter approcciare al doppio livello, cioè di fare non solo portare avanti il progetto dal punto di vista amministrativo, ma poi testarlo sul campo e quindi andare a dire in giro assolutamente che il progetto vale, proprio grazie a chi l'ha ideato, quale professor Cavina, e a tutti i professori che oggi sono, diciamo così, e tengono alta la bandiera del progetto, quale la professoressa Menchietti, la professoressa Rughi e tutti gli uffici di Grosseto. Io sono garanzia che il percorso è serio, è strutturato come si deve, è una scuola vera dove ci si deve impegnare, dove c'è un diploma vero. E questo fa sì che, voglio dire, oggi, come si dice, no, si sente delle volte in televisione dove te sì, iscriviti, fai un anno, in quattro anni, no, qui bisogna venire, bisogna frequentare, bisogna studiare, bisogna stare a casa sui libri, provare le tesine, fare le interrogazioni. E per questo poi diventa vero il progetto, è vero il progetto, ma anche vera la soddisfazione di poi andare a conclusione, insomma.
dall'Argentario, con il contributo di